chi sono io, un po' penso che lo sappiate. E cosa dicono di me? L'avete saputo, poi la gente cambia idea. Non mi è mai interessato più di tanto. Quello che mi interessa è... Ciao Giulio. È che parliamo di qualcosa che mi sta a cuore, ma a cuore per davvero. E quelli come Giulio, con cui ho fatto Ponsacco o altre bellissime trasferte, lo sanno. E il Rimini non è un gioco, il Rimini non è un business, il Rimini non è visibilità, che peraltro personalmente non mi serve, anzi delle volte devo cercare di stare più nascosto. Il Rimini è una passione, ma non lo dico io, mi sono portato l'album che faceva mia mamma quando avevo 10 anni, qui ci sono io, quando giocavo avevo 11 anni, qui ne avevo 13, qui ne avevo 10. Sì, sì, no, ma ognuno nella vita deve prendere consapevolezza dei suoi. Questo è il tesserino. Allora voi dovete sapere che io abitavo a 500 metri dallo stadio da bambino, ma i miei genitori, che nella vita hanno sempre lavorato e fatto debiti, sei persone, 5 maschi, dei gran soldi per portarmi allo stadio non li avevano. E allora io la domenica passavo la settimana al Parco Cervi a giocare con i miei amici delle elementari, e la domenica nel giardino con mio fratello piccolo, e sentivo sti boati, un bambino che sente un terremoto arrivava, no? Cos'è, ti guardavi? E mio padre mi disse, ha fatto gol il Rimini. In questo racconto da cui voglio partire c'è molto di quello che mi sforzerò di dire prima e di fare poi. Cosa significa? Significa che quel tesserino che vedete lì davanti mi arrivò perché nella finale dei Giochi della Gioventù del 1985 un allenatore della Rimini Calcio, della prima squadra dei giovani che erano gli aspiranti, venne a vedere quella finale. Io andavo a scuola a Lettonini e facevamo la finale contro le Maestre Pie, feci 2 gol e mi convocò per un provino. Mi arrivò la lettera a casa firmata da Gastone Montesi, e lì per me si aprì una conquista. Potevo entrare gratis allo stadio. Questo qui lo tenevo nel mio primo portafogli, era un trofeo. Di lì in poi qualcuno di voi mi ha conosciuto. Quando ho smesso di giocare ho iniziato ad andare in curva, ho fatto l'ultras, ho fatto il tifoso, ho partecipato, sono stato parte di una comunità, perché quella dei tifosi, quella di chi frequenta Rognoneri è una comunità a cui ancora oggi, dopo 30 e passa anni, mi sento appartenere. Perché? Perché passano gli anni, cambiano le storie, si diventa grandi, sì. Ma ancora dopo 30 anni rivedo quei bambini che hanno fatto i capelli bianchi, io sul dono non li tingo, è un dono di natura. Hanno fatto i capelli bianchi, c'è chi li ha persi come Giulio, ma siamo ancora lì, siamo ancora lì. E allora questo secondo me rappresenta un'energia, una forza che, se veicolata, può dare dei segnali, e dai segnali, dall'ottimismo, dalla condivisione, poi delle volte nascono le imprese. Allora, perché io oggi mi trovo qui e non avrei mai detto 7 giorni fa di trovarmi qui? Perché ho iniziato una cosa, perché mi ci hanno coinvolto, perché dovete sapere, io sogno da quegli anni là di potermi rendere utile, di poter fare qualcosa. L'ho fatto fino oggi nel mio piccolo, finché una persona, e oggi non dovrei farlo, ma voglio anche fare il nome,
perché io credo a un concetto che sta sparendo, che è quello di umanità. E allora viviamo un tempo dove grandi esempi non arrivano, ma molto spesso si additano le persone, gli si crea attorno l'alone della peste e si dice, no, chi è buono, chi è cattivo, senza andare a fondo alle cose. Allora io 5-6 anni fa avevo un collega che si chiamava Fabrizio De Meis, gestiva il Cocorico, era fortissimo perché era bravo professionalmente e anche forte economicamente, perché le sue serate incassavano tanto. Non dovevo farlo, non ho mai seguito gli schemi, vado a ruota libera. Lo voglio fare perché quando lui era forte io mi andai a presentare da lui, andai al Cocorico, e questo mi guardò come dire, che cazzo vuoi, scusate. E di lì iniziò una serie di battaglie commerciali. No? Un bel giorno Fabrizio subisce un'ingiustizia, perché la chiusura di 4 mesi di un locale, perché un ragazzino ha comprato la droga a Città di Castello, è andato a Pinarella di Cervia, ha preso un treno di nascosto ed è andato a morire al Cocorico, non può essere il motivo per distruggere un'azienda. Quel giorno non si distrusse solo un'azienda, non si distrusse o non si compromise solo il futuro turistico per quello che riguarda il segmento giovanile di un territorio. Quel giorno si fece del male gratuito anche a una persona e indirettamente alla Rimini Calcio, perché nonostante fu l'unico anno, proprio per questo mio rapporto con De Meis, in cui io non venni allo stadio, devo riconoscere a Fabrizio che i suoi risultati sul campo li conquistò. Cosa succede? Succede che un bel giorno vedo i servitori malvagi, quelli che si sono gonfiati e arricchiti per anni alle sue spalle, che gli davano dei calci in faccia mentre era per terra. E sono cose che io non riesco a accettare. E allora lo incontrai per caso in Viale Ceccarini e gli diedi la mano, gli diedi l'onore delle armi, tra virgolette. E di lì è iniziato un rapporto che poi ci ha portato l'anno scorso a fare assieme gli eventi qui al porto, che forse ci porterà, se usciremo da questa idiozia che stiamo vivendo da mesi, a farne altri. E un bel giorno Fabrizio mi chiama e mi dice, Houston, abbiamo un problema, c'è Grassi che è qui, che è Grassi che è là. Io Grassi non l'ho mai conosciuto in maniera approfondita, se non quando l'ho visto qui al locale, perché 2 volte l'anno omaggiavo la società di questo appuntamento di presentazione di Natale o di saluto a fine stagione, e quindi non posso dire niente, se non che 2 anni fa, quando tornammo in Serie C, gli proposi di lanciare una condivisione con la città, che era lo stesso progetto che poi in fretta e furia ho riassemblato adesso. Oggi mi viene da dire, chissà se quel giorno ci fosse stata più determinazione, forse avremmo vissuto 2 anni diversi di Serie C e di professionismo, perché quelli che abbiamo passato, io penso che tutti quanti li vogliamo dimenticare al più presto. Però insomma le cose vanno avanti, insomma De Meis, il plauso che gli voglio fare è che mi ha dato e trasmesso la passione e l'entusiasmo, che non è che manca a me la passione e l'entusiasmo, però delle volte ci vuole anche un briciolo di follia, no? Lo dice quel maledetto che mi costringe a cambiare telefono ogni 6 mesi e poi carica batterie, come si chiama? Steve Jobs. Ci vuole un po' di follia, la follia è quella di fare cose che se le ragioni in maniera razionale magari non fai. Io in questa occasione cerco di andare al nocciolo della questione,
mi sono fatto un pochettino trascinare. Quindi, dopo che mi chiama Fabrizio, pochi giorni dopo incontro Grassi, ci parlo come non ci avevo mai parlato, cioè in maniera diretta, da uomo a uomo, e scopro una persona appassionata che però non è stata in grado di trasmettere questa sua passione. E allora vedo e inizio a ragionare cosa si può fare. E mentre sto ragionando sul progetto, sto pensando a come metterlo in campo, chi chiamare, eccetera, eccetera, succede l'imprevedibile. La Rimini Calcio, la città di Rimini, subiscono un torto che passerà agli annali del calcio, perché non è mai successo. Ciao caro. Non è mai successo che una squadra venisse retrocessa senza disputare 11 partite con 33 punti in palio, ma noi lo sappiamo, siamo riusciti a retrocedere per la classifica avulsa con gli stessi punti che avevamo l'anno prima per arrivare sesti. Siamo riusciti a fare 142 punti in due anni senza disputare i play-off. Per noi siamo i fantozzi del calcio, quindi prendiamo atto di questa sfiga che avvolge. Anche nei momenti migliori, se c'è qualcosa che non deve succedere, a noi ci succede. Perché? Boh, saremmo antipatici agli dei del calcio. Cosa succede? Succede che vedo Giorgio che piange alla trasmissione di due lunedì fa. E la cosa, ripeto, per lo stesso senso di umanità che non voglio disabituarmi dall'avere, mi colpisce e mi costringe, visto che l'uomo non ha il telefono e era fuori Rimini perché era andato via con la sua famiglia, a fare una fuga in avanti che non avrei voluto fare. Perché? Perché sono abituato, perché ho sempre detto il mio sogno prima o poi sarà di fare questo, ma sono sempre stato abituato a parlare con i fatti, non a fare i proclami. E il mio terrore più grande era quello di poter creare false aspettative o di tradire la fiducia, perché sono uno di voi, tra virgolette, e quindi sarebbe prima di tutto tradire me stesso. Piccolo particolare, nell'anno in corso un paio di volte mi sono stato contattato da soggetti che volevano avvicinarsi al calcio a Rimini, e allora mi succedeva che la cosa fa sempre piacere, come minimo per la considerazione. Dopo bisogna capire se quella considerazione è fatta per farti fare la foglia di fico o se è considerazione vera. E quindi mi è successo di così addormentarmi sognando e poi svegliarmi dicendo: ma io la faccia per questo qui che non ho mai visto non ce la posso mettere. Cosa che ho fatto per Giorgio, quando ho capito l'uomo che c'era dietro alla maschera, che forse anche inconsapevolmente o contro la sua volontà gli si è appiccicata addosso, mi sono lanciato. Succede che inizio un giro di incontri, non faccio proclami ma dico, mi do come obiettivo dai 100 ai 300 mila euro, ma semplicemente per un motivo, perché mi dicono che il disavanzo di un anno, caffè Beppe? No grazie. Mi dicono che un anno di disavanzo della Rimini Calcio si attesta sui 600-700 mila euro. Quindi, senza, ripeto, fare proclami, dico, ma sarebbe bello riuscire a fare una colletta minimo da 100 mila euro, massimo da 300 mila, ma non massimo perché mi do un limite, massimo perché è un caldo della Madonna, Pasquale, una roba insopportabile, massimo perché... perché avere a disposizione una cifra che garantisce il 50% del disavanzo sarebbe una cosa bellissima. Inizio e le cose procedono in maniera superiore alle mie aspettative. Ho grandi attestati di fiducia, la gente mi mette in mano, addirittura una persona, che poi farò i nomi,
mi dà la disponibilità di 50.000 euro dopo un pranzo, e l'ho visto due volte nella mia vita. Questo mi carica, mi dà sempre maggiore forza, fiducia, consapevolezza. Arriviamo al momento di stringere, quindi inizio anche ad avere degli incontri, non dico quotidiani, ma un giorno sì, un giorno no, con Giorgio. Naturalmente lo faccio con l'educazione, con i piedi vellutati che uso, perché non mi piace mai passare per quello che si impone. Però spiego il progetto da lì al noi, che a grandi linee nelle trasmissioni ho spiegato, coinvolgimento delle imprese, non per avere delle quote in cambio, perché la quota di meno 600.000 non interessa a nessuno, ma per produrre dei progetti di comunicazione, di marketing, di visibilità, per portare le aziende a quel target che ricercano. Naturalmente tutto molto orientato sul turismo, perché è il pane che mangio ogni giorno. Un progetto simile, direi, a quello che Riviera dei Parchi e l'allora assessore al turismo provinciale Andrea Gnassi misero in piedi nel 2004, se non sbaglio, con la prima promozione, col primo anno in Serie C1. Quel progetto lì ampliato, lì c'era solo Riviera dei Parchi, nella mia testa ci deve essere il mio amico Grossi dei pescatori o Sevoli della cooperativa, ci deve essere la strada dei vini e dei sapori, ci deve essere una cantina locale, ci devono essere gli agricoltori con i prodotti del territorio, ci devono essere gli albergatori, le discoteche, i bagnini, gli ho detti, c'ho Gabriele, un testimone, Fabrizio Gabriele, mi confondo. Ecco, mi immaginavo questo pullman a disposizione per, diciamo, 10 trasferte che a Rimini farà, le piazze più importanti, dove andiamo a raccontare la nostra storia, quello che facciamo, quello che vendiamo, un messaggio identitario, commerciale, legato al territorio, che finalmente ci unisca, perché noi stiamo sprofondando dal punto di vista economico e turistico a causa della nostra quotidiana e perenne divisione. Questo ha fatto la nostra forza negli anni d'oro, perché? Perché era un altro mondo, oggi è il nostro più grande limite. Quindi mi piaceva l'idea di unire l'aiuto e la passione per i Rimini a un qualcosa di concreto per quello che è anche il mio lavoro di tutti i giorni. L'ho spiegato a Giorgio, gli è piaciuto molto, siamo partiti. Dopodiché però a Giorgio, al mio secondo appuntamento, ho chiesto delle garanzie. Delle garanzie, perché la mia faccia è la cosa più di valore che posseggo, ne ho solo una. Sono costretto a vederla perlomeno due volte al giorno, quando mi lavo la faccia o quando mi lavo i denti, e quindi la metto a disposizione del cuore, della passione. Non posso metterla a disposizione di una cosa che non ha delle garanzie, perché farei male all'idea, al progetto, alle possibilità future, a tutto quanto. Chiedo a Giorgio pochi ma importanti impegni. Il primo, e gliel'ho chiesto martedì dopo la trasmissione che voi avete fatto lunedì sera, ho chiesto 15 giorni di silenzio stampa assoluto. So che i giornalisti non gradiranno, ma quando si costruisce è inutile cianciare, è inutile parlare del nulla, bisogna lavorare. E purtroppo succede, a me è successo, che a ognuna di queste cose poi si costruisce sopra una polemica. La polemica venisse riverberata dagli organi di stampa o di comunicazione, esplodesse con tutta la sua dirompenza sui social, e io andavo a fare degli incontri con le imprese e passavo mezz'ora a spiegare che Giorgio era buono, era bravo, era bello, sapeva amministrare, e mezz'ora poi spiegavo il mio progetto. Questo no, non è cattiveria, non faceva bene al mio lavoro, lo complicava. Il secondo punto che chiedo è, a fronte del mio impegno di fare questa colletta,
che lo ricordo, dall'obiettivo iniziale si è spostata in, diciamo che adesso l'obiettivo non è più i 100 ma è già sui 200 e 70 gente ancora da contattare e da incontrare. Dico, io questi soldi li porto, però non ho il cappello di Babbo Natale, non sono Babbo Natale, e li porto a delle condizioni. Le mie condizioni erano un impegno di Giorgio per 3 anni, perché chiunque parla di calcio e lo fa con un orizzonte temporale inferiore ai 3 anni non porta un progetto serio, perché in un anno non si fa niente, nemmeno in 2. Io dico, io mi impegno non per un anno, per 3 anni, ma lo stesso impegno voglio dall'altra parte. In cambio non chiedo quote, perché io non voglio nessuna quota, ma voglio la possibilità fra 3 anni, se le cose andranno come dico io, voglio un'opzione all'acquisto del 50%. Perché motivo? Uno, perché non voglio tutto per me. Forse non sarà niente per me, ma voglio con la stessa passione, mettendo in campo la mia professionalità, le mie conoscenze, eccetera, eccetera, se arrivo a un obiettivo, poter poi veicolare anche un futuro, perché il mio obiettivo non è fare un campionato, perché se fosse questo, che sia eccellenza o che sia Serie B, è lì stesso, è la stessa roba. Se l'orizzonte è un anno, che senso ha? Io ho un'ambizione, ho l'ambizione di mettere, non perché io ne ho le forze da solo, ma ho l'idea, di mettere le fondamenta per il calcio a Rimini, affinché quel disavanzo di 600-700 mila euro si possa autofinanziare, garantendo a un management sportivo il punto zero, il punto di pareggio. Quindi non ci deve essere più il salvatore della patria che arriva, che non esistono più i salvatori della patria, perché poi io mi sono ripromesso di usare un linguaggio di verità e di coerenza, cioè le cose delle volte è brutto dire la verità, è brutto perché non fa sognare, ma poi nessuno ci rimane male, ma poi di lì in avanti forse può solo migliorare. Nel manifesto che ho fatto avete visto che ho chiesto un impegno ai tifosi, non che non ci mettano la passione, quella non è mai mancata, scusate. Ho chiesto un impegno a dei partner, a dei colleghi, a degli amici, avevo chiesto l'impegno a Giorgio e ho chiesto l'impegno all'amministrazione comunale, perché quel pareggio di bilancio senza una volontà politica del Comune di Rimini non è raggiungibile, le favole non esistono. Esiste un centro sportivo sciaguratamente fatto e lasciato al suo destino sulla superstrada di San Marino, dove i pannelli solari ivi impiantati producono già 140.000 euro all'anno di reddito. Quei 140.000 euro, se la matematica non è un'opinione, rappresentano il 25% del nostro disavanzo. Bingo. Un socio da 25 l'abbiamo già trovato. Lì sopra vedo che c'è Claudio Dau in platea, che forse conosce tecnicamente meglio di me i dati, io adesso vado a memoria. Esiste una possibilità edificatoria di 3.000 metri, mi sembra, qualcuno mi correggerà, ma quelli lì dati alla Rimini Calcio significano che se nasce un centro di medicina dello sport, si affittano i dottori degli ambulatori, si fanno delle palestre, i campi quando non li usa la Rimini Calcio, i nostri giovani, i nostri figli la sera possono essere usati per quei delusi come me che vanno a cercare gloria quella del lunedì sera 5 contro 5. Ecco che abbiamo un'altra voce che concorre, è normale, questa seconda voce richiede un investimento, ma esistono leggi sul credito sportivo che danno finanziamenti alle società al tasso dello 0,5% spalmabile in 25-30 anni, quindi un'operazione finanziariamente sostenibile che poi mette a rendita il tutto. Punto che mi sta più a cuore,
era il 1990 quando sciaguratamente Cesena faceva uno stadio gioiello all'inglese con i soldi dei mondiali d'Italia 90. Noi che siamo sempre più patacca demolivamo il velodromo che adesso è indemolibile, no? Parliamo spesso di sovrintendenza. Oggi i velodromi sono rimasti a Lanciano, a Carpi, quanti velodromi ci sono, Giulio? 5-6 rimasti. Ecco, il nostro era uno di quelli, fu raso al suolo per farsi la pista d'atletica. In quel momento probabilmente era l'anno che Rimini retrocesse rovinosamente in C2 con 15 punti, non si teneva in debita considerazione il fatto che avremmo avuto un cappio al collo per il futuro. Perché? Perché quei 400 milioni di Italia 90 oggi mettono un vincolo su Romeo Neri più pesante di quello della sovrintendenza. Perché la prima cosa che chi vuole fare bene, vuole fare calcio a Rimini, dovrà fare, e non lo può fare senza la volontà politica, è spostare la pista d'atletica da Romeo Neri. Perché se si vuole fare calcio, lo dice uno che ho questo difettuccio, è abbonato anche allo Juventus Stadium, dove vado 3 volte l'anno quando non gioca a Rimini. Lo so che è dura Beppe, ma ce la farai, vedrai. Non ce la posso fare. E cosa succede? Che mi rendo conto, andando allo Juventus Stadium, cosa vuol dire. Poi, seguendo anche tutta la Champions League in trasferta, vado da Manchester a Liverpool, mi sono fatto tutta Europa, e in tutta Europa vedo i lati positivi di quel calcio moderno che detesto. Cioè, qua il calcio moderno è diventato mettere il bastone tra le ruote ai tifosi, no? Ma voi andate, se mi fiora lo stadio, e quello no, il documento e la delega, se sei abbonato in centrale non puoi andare nei distinti con gli amici. Cioè, andare allo stadio è diventato un dramma. Però negli stadi moderni, di contro, ci sono le attività per i bambini, c'è la ristorazione, c'è tutto un mondo che aiuta il calcio ad autofinanziarsi. Chi vuol fare calcio, se non ha questa disponibilità, questo aiuto, questa volontà, non può fare calcio. C'era un signore che io tutte le mattine mi alzo e penso ai miei cari che non sono più, penso anche a lui perché che era Bella Vista. Quel signore da Longiano, dopo anni, si è messo in marcia con gli ultras per tutto il Corso d'Augusto per reclamare uno stadio. L'avrebbe pagato lui, l'avrebbe finanziato lui, aveva già speso 200.000 euro di consulenze per progettarlo. Questa città è stata sorda al suo richiamo. Ma quello deve essere. Allora bene, il pubblico non è in grado di fare lo stadio? Lanciamo un'altra sfida. Ma questa sfida è quella che dovremo poi lanciare da domani. Abbia il coraggio di guardare nei bilanci comunali quanto disavanzo crea per le casse pubbliche Romeo Neri, perché Romeo Neri è un debito per il comune di Rimini ed è un debito per la Rimini Calcio, perché paga, se non erro, 70-80 mila euro all'anno. Abbiamo trovato un altro 10, un socio del 10%, togliendo quei 70-80 mila euro. Se lo stadio viene dato in concessione per 30 anni, è un po' il discorso che io con le associazioni sindacali a cui aderisco faccio sul tema dei balneari, dei pertinenziali e dei demaniali in genere. Non avere certezze, non avere futuro, non avere disponibilità del bene vuol dire bloccare gli investimenti. Questo succede in questa azienda che io avrei già rifatto 10 volte se avessi un orizzonte temporale, invece ancora qui come negli anni 70, ma succede anche nel calcio. Lo stadio serve alla Rimini Calcio, quindi o il comune decide approviamo uno stadio, lo facciamo, magari ci costa 13, non a 39 milioni come l'ultima volta, oppure con una concessione di 30 anni permette di poter fare calcio. E qui entrano in gioco quei privati che hanno avuto fiducia, che hanno dato l'aiuto, ma è un aiuto che sì, gli puoi fare l'azione di marketing, ma se quei privati, oltre all'aiuto,
puoi progettare uno stadio, puoi dire a stralci, quest'anno buttiamo giù i distinti e la palestra Olimpia e facciamo tutta una tribuna nuova coperta, magari la facciamo più alta perché sotto quella tribuna si può venire il determinato marchio a fare commercio di giorno, perché c'è il parcheggio di una questura fantasma che può essere utilizzato sotto. Le dinamiche bisogna accenderle, poi quando si accendono diventa una valanga, ma vanno accese. Il Romeo Neri è stato costruito con un'intelligenza tale che ha permesso ai progettisti di pensare fra 100 anni o fra 150 anni gli diamo un perimetro perché ci sarà uno sviluppo, al contrario di oggi che abbiamo fatto la fiera con le case con vista fiera, no? In via Turchetta. Questo era il progetto da lì a noi. Adesso vado velocemente alla conclusione perché Beppe se no si annoia. Dopo andiamo assieme a mangiare. Cosa è successo? È successo che mercoledì e martedì ho chiesto a Giorgio Grassi di condividere questi punti che vi ho elencato. Abbiamo scritto un comunicato che doveva uscire mercoledì o giovedì. Dopodiché ho visto Giorgio in difficoltà. C'è solo un problema, che io la mia faccia non l'ho mai regalata a nessuno e siccome non avevo né un contratto né un incarico professionale né acquistavo delle quote, ma mi sono messo a disposizione come uno che va a fare il volontariato con della gran fiducia, del gran ottimismo e della gran voglia di sbattermi. La cosa mi ha lasciato male. Mi ha lasciato male perché non capivo qual era il finale, perché sapete, da quando faccio questo, da 25 giorni a sta parte, mi si sono avvicinati in 50 dicendo ah, tanto non ce la fai, tanto non ce l'ha mai fatta nessuno, ma tanto vedrai che cambia. Quindi umanamente, nei miei limiti anche di comprensione, la cosa mi ha spiazzato. Questo era ieri mattina, cioè per un giorno non l'ho sentito, poi l'ho sentito ieri mattina e infatti mi ha detto ho problemi con la mia famiglia, eccetera eccetera. Mi si è bloccata la bocca, invece sapete che parlo molto, troppo, e non ho avuto parola per ribattere, sono rimasto di merda, scusate la parola. Allora ho deciso di prendere mio figlio, poverino, a cui tolgo sempre troppo tempo, e gli ho detto, dai Lorenzo, andiamo a Decathlon a comprare le porte da calcio. E sono andato 3 ore a liberare il cervello dai pensieri. Poi dopo si è voluto fermare in quel maledetto McDonald's e lì pensi, perché mangiare non mangi. E pensa, dico, ero in una situazione di evidente difficoltà, cioè ero lì con un cerino in mano senza sapere, no. E ripeto, nel mio lavoro mi hanno messo le bombe a mano in mano, quindi sono abituato a tutto. Ma questa è la sciarpa che io ho fatto nel 1992. Sono andato a comprare la stoffa, l'ho stampata, l'ha cucita mia nonna. E allora cosa voglio dire? Voglio dire che ho giocato d'attacco. Quindi vi ho mandato il comunicato che vi ho mandato. Ho convocato questa conferenza stampa per vedere cosa succedeva, perché se c'era un bluff sarebbe caduto, se c'era un'alternativa sarebbe venuta fuori. Non sono la persona che sta nell'impasse, io sono uno che io gioco col tridente e 2 fluidificanti che corrono sulle fasce, non mi piace l'attacco. Oggi dico, la risposta mi è arrivata 10 minuti prima delle 12, perché stamattina ho mandato un'altra mail a Giorgio e la risposta non è stata una bella risposta, non per me o per Giorgio, nel senso che quello che lui mi ha risposto umanamente l'ho apprezzato molto, nel senso che mi ha detto le cose come stanno, mi ha detto che ha dei grossi problemi in famiglia per sostenere ancora un impegno, quindi il mio comunicato stampa che lo voleva, che comunque avrebbe poi prodotto un accordo dal notaio, una
naturalmente era un impegno vero. Lui con la sua famiglia, con quello che ha passato negli ultimi 2 anni, dove ha buttato soldi, ha tolto tempo aziende e famiglia e ha ricevuto 0 risultati, un'ingiustizia secolare e anche il biasimo della tifoseria, che è legittimo, non è riuscito a portare avanti un ulteriore impegno. Quindi non so se lo potevo, se lo posso dire, però Giorgio si è ritirato dall'impegno. Lo dico in diretta perché l'ho saputo pochi minuti prima. Non è una bella notizia, e per me è rincuorante sapere che non mi ero sbagliato sulla persona. Non lo so, questo lo dovete chiedere a lui, non dal mio progetto, se ho capito bene. Il suo problema è proprio di continuare a sostenere un impegno finanziario che lo distoglie dall'azienda in un momento che è difficile per tutti, senza soddisfazioni, senza risultato, con qualche invito ad andarsene. Quindi non è biasimabile, no? Da un lato a me mi costringe a rivedere tutta la costruzione, e questo è il lato negativo. Da un lato sono contento del fatto che non mi ero sbagliato su Giorgio e ha avuto anche delle belle parole nei miei confronti, dicendo che gli avevo riacceso l'entusiasmo, addirittura mi ha detto che gli ho fatto vivere in questi giorni il sogno di poter realizzare quello che ha sempre cercato di realizzare ma non è riuscito a fare. E quindi penso che da oggi si apra una fase nuova per la Rimini Calcio, purtroppo. Io, come ho sempre detto, non sono la persona che può arrivare, mettere 2 milioni di euro sul tavolo e dire tranquilli, ci penso io. Però ormai sono in ballo e non sono nemmeno la persona che davanti alle difficoltà sparisce. Il mio impegno prosegue da oggi pomeriggio, perché richiamerò tutte le persone che mi hanno dato l'iniziale fiducia e chiederò chi di loro si rassente di aumentare il proprio impegno. Sono fiducioso perché all'interno di quel gruppo ci sono un paio di realtà che, se vogliono, se convinte, se incentivate, le possibilità di fare le hanno. È normale. Oggi si riparte dal manifesto, si riparte dall'io al noi. Io guardo la cosa con fiducia perché nella vita ho imparato, soprattutto nel lavoro, che è meglio la brutta notizia, ma che definisce i contorni del campo di gioco, all'indeterminatezza. È meglio sbattersi oggi a giugno con questo caldo assordante e asfissiante che non trovarsi a settembre, ottobre con la squadra senza stipendi, liquidazione o in situazioni che io non vorrei mai più vedere a Rimini. Da oggi si apre un'altra partita, per questo non volevo stare qui sopra, perché mi sento un patacca, nel senso che io sta conferenza stampa e il senso di tutto l'ho convocato per uscire dall'indeterminazione. Siccome nell'angolo non mi piace stare, siccome la figura del chiacchierone non mi piace farla, il tavolo, se ero io, l'avrei messo lì in mezzo a voi, perché sono uno di voi, ma preferisco sapere oggi qual è il problema, perché se conosci la malattia forse la curi e ti salvi, se non la conosci schiatti. Io quello che dovevo dire l'ho detto. Allora possiamo farti qualche domanda? Proviamo. No, per capire veramente la situazione con Giorgio, no? Tu hai spiegato benissimo, sei disimpegnato praticamente dal Rimini. Io penso che... Lui è andato alle divisioni, poi se
lui ha dato le dimissioni, il mio intervento che fu dal mio punto di vista, colpa mia se lui non ha definito se le sue dimissioni erano simboliche o totali. Io penso che se c'è da raggranellare 600-700 mila euro e ho un socio che ha già, che almeno ne mette 400, che ha già la fiduciaria depositata, che rappresenta già dal punto di vista operativo una garanzia, perché poi a Giorgio gli puoi chiedere 100 mila euro, no? Dai, metti in gruppo. Io penso e spero, e la prima cosa che farò finita sta conferenza stampa, perché non ne ho avuto tempo, mi è arrivata la sua mail alle 11.51, mi è arrivata una telefonata di un intermediario, di una persona che mi ha detto in anteprima quello che ho letto nella mail. La prima cosa che farò è chiamare Giorgio, ringraziarlo delle parole e del fatto che non mi ha costretto a dire mi sono sbagliato su di te. Dopodiché io sono una persona ottimista e nel mio ottimismo penso di convincere Giorgio almeno a fare una sponsorizzazione, punto, sarà un qualcosa in meno che dovremo cercare. Lucio, possiamo definirti come il dottor House? Hai trovato, hai fatto la diagnosi, adesso però bisogna... Io sono agofobico. In vita mia sono andato in ospedale una volta sola per il crociato collaterale al menisco che era fracassato, però adesso guarderò anche il dottor Hausner. Allora, volevo chiedere se a questo punto l'offerta pubblica, visto che era compliance prima, cioè era prevedeva un accordo di base, adesso è un po' ostile, cioè vabbè, sì, se tu vuoi comprare il libro, no. Perché se c'è un presidente che per motivi suoi non vuole vendere i mini, c'è solo un modo per acquisire. Io da oggi cambio l'obiettivo. Fino a ieri avevo nel mirino 300 mila euro. Cazzo, l'umiltà mi sta distruggendo. Da oggi il mio obiettivo è un altro, naturalmente. Da oggi il mio obiettivo è mettere a un tavolo la mia persona con 300 mila euro, 200, 220, quelli che saranno, e cercare i pezzi che mancano per garantire una ripartenza che però, lo ripeto, se devo fare la ripartenza vista tre volte ultimamente di viviamo la giornata, non mi interessa. Non mi interessa perché preferisco concentrarmi sul mio lavoro, essere ottimista, sperare di diventare milionario e poi prendermelo da solo. Intanto prima di morire ai miei figli l'ho detto, guarda, studiate molto, mia figlia viene a lavorare qui la sera, è uscita con 9 della maturità, dico però vieni anche a lavare i bicchieri, perché se no non capisci cos'è la vita, perché poi papà ti lascerà una casa, ma il resto se lo sputano alle Rimini. Questo gli ho detto prima di morire, io ho due figli, due case, il resto, io sono il terzo figlio a Rimini. Io lo farò, è il mio obiettivo, può essere che ho 80 anni, 81, che mi hanno dato 6 mesi di vita, ma lo farò. Ma oggi non serve quello, oggi serve una costruzione che deve partire da una buca, dalle travi perimetrali in cemento armato, poi ci sono i pilastri, poi si fa il solaio, il tetto, e poi per ultimo scegliamo le finestre e le porte. Oggi io non parlo di finestre e porte, io chiamo l'escavatore a fare il buco delle fondamenta. Io penso che ci siano le persone che davanti a un progetto serio, lo ribadisco, 50% di responsabilità al privato, 50% di responsabilità al comune di Rimini. Perché oggi è arrivato il momento, come a poker, non ci gioco ma so che si dice vedo, oggi è il momento del vedo, chi vuole Rimini oggi lo dimostra e la mia bella faccia se la metto a costo di prendere gli schiaffoni a cui sono abituato, solo a condizione che gli altri 3 interpreti, perché 2 interpreti, perché uno è venuto meno ed era Giorgio, rispettino il mio linguaggio di verità e di coerenza. Io dico quello che
penso, ed è sempre quello, parlo con l'unica lingua che conosco, che è quella della verità disinteressata, sono molto ottimista, ma se il comune non si impegna, non si sbatte, non lotta con noi per lo stadio, per la Gaiofana, ve lo dico oggi, scrivetelo domani grande, il titolo non è Paesani, Paesani non mettetelo, nemmeno la mia foto, mettetelo, vogliamo il futuro del calcio a Rimini, diamogli gli strumenti, perché con quei due strumenti che ho detto si fa il calcio a Rimini, ma lo si fa per sempre. Sì, qui dopo entriamo in quelle dinamiche europeiste che odio, scusatemi, non riesco a scindere, io sono vero. E lo so che esistono. Io sono uno che per fare la Molo, che mi è costata 92.000 euro in 8 edizioni, porca di una puttana, scusate di nuovo la parolaccia, che ha fatto risparmiare al comune di Rimini, quindi alla collettività, 1.600.000 euro, mi sono dovuto anche rompere le palle a fare 4 volte il bando europeo, che vuol dire soldi, lavoro, tempo, per replicare una cosa, cioè il bando, l'assegnazione, che in 4 edizioni ha visto partecipare solo me. Però continuiamo a fare le cose inutili, continuiamo a gonfiarci di leggi, di iperburocrazia. Io so che a Palermo, che il calcio è sentito, mi sembra che il comune di Palermo ha messo dei soldi nel calcio, o sbaglio? A Rimini no, c'è il bando europeo, va bene. Mi sembra che ad Ancona c'è un aeroporto finanziato con i soldi pubblici, va bene. A Rimini fallimento e associazione delle lingue. Cioè, qui ragazzi bisogna capire se che volete, se vogliamo vivere o se vogliamo morire, perché poi si arriva lì. Allora vorrei vedere proprio, io sono uno che i bandi li ha fatti, l'ultimo che ho fatto è stato quello del chiosco al Castello Malatestiano. Ne ho fatti 5 nella mia vita, li ho vinti tutti e 5, non perché pago tangenti o perché sono il più bravo, scusatemi un po' di modestia, nel mio settore, non nel calcio. I bandi si vincono, se siamo così dementi da volere i bandi, facciamo i bandi, ma i bandi si possono anche vincere. Perché io voglio vedere uno che arriva da Canicattì a prendersi la Gaiofana e a Rimini a fallire in eccellenza, lo voglio vedere. E dopo se ce lo chiede l'Europa, glielo daremo l'Europa. Vai, bellissima Donatella, bravissima. Volevo capire se è tirato indietro Giorgio, perché sembrava così entusiasta. Giorgio era veramente entusiasta. Oppure se la cifra raccolta fin qui no, perché della cifra non abbiamo nemmeno parlato, perché la cifra ne ho parlato con lui nella stessa identica maniera in cui ne ho parlato con voi, Giorgio, senza false promesse, vediamo dai 100 ai 300, ma obiettivamente ragazzi, per Giorgio e per una realtà come la sua azienda, che mi sembra fatturi 20 milioni di euro, non sono i 100.000 in più e in meno che cambiano il risultato. Cioè voglio dire, uno che ha ad oggi in 4 anni messo 1.300.000 euro a fondo perduto nella Rimini Calcio, non è che se diventano 1.500.000 gli cambia la vita. Giorgio era determinato e voleva questa avventura. Mi ha a me lasciato per 24 ore sconvolto il fatto che dinanzi a tanto entusiasmo, che non ha rivolto solo a me, l'ha fatto pubblicamente in due trasmissioni, trovarmi per un giorno intero senza risposte, con delle chiamate fatte, a me mi sono cadute le braccia. Poi ho compreso perché è vero, perché so dalla persona che è stata con lui oggi dalle 7 di mattina a mezzogiorno, che la sua è stata proprio una scelta sofferta, e l'imbarazzo, l'indecisione veniva proprio da non volere fare questa scelta, ma dovuta, perché una famiglia ce l'ho anch'io, ho due figli, e arrivano dei momenti in cui i figli sono più importanti, le promesse fatte ai figli, la serenità che ti richiede la famiglia, passa sopra tutto.
e purtroppo Giorgio oggi vive questo momento. Ripeto, onore a Giorgio per quanto mi riguarda, al netto di tutti gli errori sportivi o di comunicazione che può aver fatto. Preferisco una persona vera che sbaglia che un delinquente che piace. No, volevo chiederti un'altra cosa riguardo, hai nominato De Meis spesso nel tuo discorso. No, solo all'inizio. Volevo chiederti se De Meis fa parte di questo progetto. De Meis non fa parte di questo progetto per una questione semplice. Primo, non fa parte dal punto di vista tecnico, perché ha avuto una serie di problemi che non gli permettono di... C'è un motivo di ordine, diciamo di opportunità, mi fa venire la dermatite, perché io le persone le valuto per quello che sono, non per sentito dire, non perché non aderiscono a protocolli politicamente corretti. Io le persone le guardo dentro. De Meis è una persona che non credevo, perché pensate, c'è stato un momento della mia vita che ho pensato che mi ha preso il Rimini per farmi un dispetto, quindi penso un po' dove ero arrivato io. De Meis è un appassionato del Rimini, non pensavo fosse possibile, ma è così. Quindi, siccome il nostro deve essere un ragionamento non esclusivo, non elitario, non personale, ma inclusivo, deve raccogliere tutte le forze buone che vogliono bene ai colori biancorossi. Punto. Ci può essere chi ci mette un euro, chi ce ne mette 100, l'importante è il bene del Rimini. L'importante è anche, permettetemi, dare a questa città, attraverso Rimini, una prospettiva, una speranza, accendere una luce, accendere un fuoco, accendere la passione. Perché questa è una città che, se pungolata, se si trova davanti a determinate sfide, riesce a rispondere come poche in Italia. Purtroppo il buon Silvano Cardellini, un vostro collega, diceva: succede una volta ogni 300 anni che una determinata, chiamiamola congiunzione astrale, scatena, dice, io in dialetto la chiamo una botta d'orgoglio. Speriamo di essere capaci di scatenare un po' di orgoglio. Posso farti una domanda? Vai. Allora, tu inizio conferenza dicevi che avresti fatto anche dei nomi importanti che ti sta aiutando. Io non voglio parlare adesso di Grasso, perché secondo me da quello che dico io oggi non scopro niente di nuovo, mi sei fatto da parte, fa onore per le parole che anzi hai detto su di me. Però vorrei capire il futuro del Rimini Calcio, quindi se puoi fare dei nomi e farci capire anche per dare delle risposte, penso che tu sì. Lo so che sono stato tifoso, sono stato uno di quelli che si svegliava alle 6 per andare a comprare il giornale per leggerlo, sono stato uno di quelli che si collegava ai siti, sono stato uno di quelli che aspettava il lunedì sera e dicevo: guarda sti stronzi, ma si potrebbero... Oggi che sono da questa parte di qua, ti dico che è inutile fare nomi oggi che vengono smentiti domani. Voglio arrivare a una soluzione. Spero, non ho la bacchetta magica, ho una penna, ho le mie idee e ci provo. Però ecco, questo filo di delusione che avete oggi forse si tramuterà in entusiasmo domani. Meglio che fa avere l'entusiasmo che si tramuta in delusione. Ma secondo te Rimini in vendita, perché questa competizione ha un senso solo se chi ha il 99% delle quote le vuole vendere, altrimenti tu puoi fare il miglior progetto del mondo, ma se la società non è in vendita, quindi almeno il settore che sei in vendita, perché altrimenti rimane grasso, punto. Io non lo so se è in vendita, io ho perso così tanto tempo anche annoiandovi magari, perché ho cercato di essere il più preciso possibile e ho cercato di non tralasciare nessun particolare. Non lo so, se avete capito la mia conferenza stampa, io l'ho indetta ieri 24 ore fa per dare a Giorgio 24 ore per riflettere, ma perché io non esco con la faccia distrutta dopo essermi impegnato. Quindi
Io appena finisco questa alzerò il telefono e inizierò da Giorgio in giù. Vado per intuito e per intuito dico che fino ad oggi, se quello che io ho ricevuto in forma privata voi lo riceverete come annuncio ufficiale, è un dato nuovo che non si era fino ad oggi ancora visto, è un disimpegno. Allora io dico, mi dispiace, perché vuol dire che va raddoppiato l'impegno e va trovato il doppio di quello che immaginavamo di trovare, da un lato. Dall'altro, io sono convinto che l'entusiasmo è contagioso. Nella mia vita ogni impresa che ho iniziato, e qui sta la follia, non ha mai avuto un percorso disegnato da inizio, da principio alla fine. Tante volte mi butto nelle cose, seguo l'istinto, il cuore, vado a fiuto, poi mi cadono, c'è chi la chiama fortuna, succedono delle cose che poi mi portano in fondo. Ecco, vediamo. Immagino che sarà così, cioè immagino che... Lui pone delle condizioni a quel punto, cioè esce come? Io penso che oggi la Rimini-Calcio... Con i soldi... Oggi la Rimini-Calcio non è in grado di essere quantificata, parliamoci chiaro. No, no, ma io chiedo il Grassi, secondo te, cosa pensa nel disimpegnarsi? Cioè, avrà qualcosa di disimpegno, ma voglio troppi soldi... Il disimpegno che ho percepito io è un disimpegno che garantisce, e qui dobbiamo ringraziare ancora una volta Giorgio, l'uscita di scena nell'operatività, cioè il mantenimento della fiduzione, la lotta fino alla fine in tutte le sedi per avere giustizia sportiva e naturalmente per mettere in campo un gruppo di uomini di buona fede, di buona volontà, scusate, al fine di raggiungere l'obiettivo. Quindi è normale che... qual è l'alternativa al nulla? Il nulla. Cioè, voglio dire, se si riesce a creare questa aggregazione saremo stati bravi, se non si riesce ci avremmo provato, ma dall'altra parte o vai avanti o fallisci o ti ritiri. Sono tre strade. La Kocsis ce ne ha fatta vedere una, si è ritirata e ha dato le chiavi al sindaco. Amati ce ne ha fatta vedere un'altra, fallito. E De Mei se ne ha fatta vedere un'altra ancora, che poi era la stessa della Kocsis. Quindi sono due le strade. Però ragazzi, non è cattiveria. Giorgio intanto ha maturato una decisione umanamente e veramente sofferta. Sì, ma il tuo progetto, non essendoci Giorgio, come potrebbe andare il avanti? Il mio progetto? Non, scusami, come potrebbe andare avanti se non con l'uscita di Giorgio? Perché sono due cose che non... Cioè, ragazzi, da oggi pomeriggio alle 14 inizieremo a cercare le risposte. Il progetto valido, io lo appoggio nella maniera più assoluta, però è condizionato dall'uscita o meno di Giorgio. Questo perché è... Giorgio non ti dice che non si... Bene, No, Giorgio non dice che lo sta. Giorgio era entusiasta del mio progetto e io rimpiango che non l'abbia sposato due anni fa, perché parleremmo oggi di altro. Io ho molte perplessità a proposito. Se questo non si toglie, il tuo progetto viene calcolato. Sì, però scusa un attimo, Beppe, fermati un attimo, ragiona un attimo sugli elementi. Io arrivo lì con il 50% delle risorse di un campionato e dico: non voglio quote, ok? Tu mi dici grazie, però io non voglio metterci l'altro 50. Cioè, non stiamo facendo una trattativa, stiamo decidendo se il Rimini ha un futuro o no. Ma io penso che sì. No, fai un'altra metafora. Non penso che ci sia questo problema. Io penso che Giorgio a cuore Rimini ce l'ha. Penso che si metterà a disposizione per il bene del Rimini. Penso che oggi vive un dramma dovuto a due mondi interiori, due emozioni talmente agli antipodi che si stanno scontrando, perché l'amore è la ragione. Quindi io sono convinto del mio ottimismo che lo riporterò dentro perlomeno da sponsor. Okay. Ma sono convinto al tempo stesso che lui oggi non metterà condizioni capestro né il bastone tra le ruote a una ripartenza, però lo vediamo di qui a breve.
Gli potete passare il microfono? Grazie. Ciao. Secondo te adesso, con il fatto che il grasso sia ritirato, sarà più facile trovare dei nuovi investitori? No. Visto soprattutto come in passato lui aveva attaccato, tra virgolette, l'imprenditore di Grassi? No, Grassi ha fatto degli errori comunicativi, questo ormai non serve più nemmeno ripeterlo. E penso che li abbia pagati tutti a peso d'oro, ma non è una parola che cambia il senso, è un progetto, è una condivisione, che non è che io sono più bravo di Grassi, io so cosa sono io. Grassi, umanamente ti dico che ha voluto bene a Rimini e ne vuole ancora. Non penso che sia questa la discriminante, perché sennò vuol dire che Bellavista doveva raccogliere 10 milioni di euro al mese per la sua passione o per i suoi risultati, cosa che non è successa peraltro. Lo so, ma io, vedi, sono sempre titubante verso chi ragiona, tanto ci pensa quell'altro. Io qua ho finanziato l'isola ecologica, vedi i bidoni, quelli che stavano in mezzo alla strada, no? Io ho 2000 metri di giardino, l'isola ecologica a me non serviva. Costava 6.000 euro, assieme a Club Nautico e Strampalato ne ho messi due, perché se ho la mondezza fuori dal mio cancello, piano piano mi entra anche in casa. Ecco, a me piacerebbe che si riuscisse, si iniziasse a ragionare in questa maniera qua, non pensando che tanto c'è qualcuno. Mi piacerebbe che tutte quelle centinaia di persone che mi mettono il mi piace su Facebook mettessero 100 euro. Mi piacerebbe che i miei amici e colleghi ristoratori mette solo 200, ma la prossima volta vi farò il piano categoria per categoria. C'è anche tuo fratello che devo prendere da stretto. Sono solo di suoi? No, no, non sono suoi, sono dei commercianti. Ma io chiedo solo 3 euro, 3 euro per ogni socio, 3 monetine da uno, fa 15.000, paghiamo una parte del settore giovanile. I giornalisti, nella mia visione, nel mio calcio, a parte la Donatella, scherzo, scusatemi, non voglio, qualcuno di voi mi guarda storto.